Un libro in 3 minuti, Se Bambi fosse trans, di Emiliano Reali, Meridiano Zero Edizioni. Scottante, coinvolgente, appassionante, duro ma al contempo delicato, Se Bambi fosse trans è il romanzo breve dello scrittore e sceneggiatore romano Emiliano Reali, che decide di portare a galla l'emisfero sommerso delle realtà transessuali e lo fa affondando le mani nella psicologia ferita dell'uomo contemporaneo e nel suo rapporto faticoso, a volte proprio complicato, con la sessualità. Se Bambi fosse trans è la storia di Giacomo Costa, un normalissimo 25enne del nord Italia, regolarmente fidanzato con la sua ragazza storica, Luana. I due ragazzi, giovanissimi all'indomani del diploma, decidono di andare a vivere insieme, lontano dalla loro città di origine, a Roma, perché l'obiettivo principale è quello di scappare, fuggire dal loro presente opprimente, fuggire dalle loro famiglie che non li comprendono e in parte non li accettano per ciò che davvero sono. Infatti, se Luana è realmente innamorata di Giacomo, perché vede un futuro possibile soltanto con lui, anche se l'obiettivo principale è quello di scappare dalle imposizioni paterne e di prendere in mano le redini della propria vita, Giacomo ha un'urgenza diversa. Lui non si riconosce in ciò che lo specchio riflette, il suo corpo non coincide con la sua vera identità, con la sua anima femminile. Lui vuole e deve essere Bambi. Ci riuscirà a Roma dopo l'incontro voluto e cercato con la transessuale Desideria, che sarà la maestra, colei che lo inizierà al mondo della prostituzione. Sì, perché a Roma Giacomo, ogni giovedì più bello di una donna, scenderà in strada vicino alle terme di Caracalla e venderà il proprio corpo, il proprio piacere a degli sconosciuti. Tutto sembra filare per il verso giusto, fino a quando Desideria non scompare improvvisamente senza lasciare alcuna traccia e Bambi sarà oggetto di un atto gravissimo di violenza. Ebbene, due i temi fondamentali per questo romanzo scritto con uno stile graffiante, sensuale, ma mai volgare. Il primo, ovviamente, indagare il mondo della transessualità, dell'omosessualità e soprattutto il mondo della prostituzione, che Emiliano Reali ci dice essere molto pericoloso, insidioso, inquietante e soprattutto violento. È difficile destreggiarsi fra due identità che collimano fra loro. E dunque, ed ecco che qui veniamo al secondo tema fondamentale, dobbiamo scegliere di essere ciò che vogliamo, ciò che sentiamo. Ma questa scelta implica una grande dose di coraggio, perché dovete sapere che Emiliano Reali non indaga soltanto la psicologia dell'omosessuale, indaga la psicologia dell'essere umano a 360 gradi. Scegliere di essere ciò che si è significa anche andare incontro ad una possibile condizione di solitudine, ad un'incomprensione. Dunque, la paura che può assalire Giacomo assale tanto lui quanto ancora di più la normalissima Luana. Ebbene, Emiliano Reali, con la sensibilità dell'artista, scoperchia agli altarini del perbenismo e affonda le mani nelle falle della psicologia umana, trascinandoci in un'atmosfera appassionante come lo è stata quella del gran bel film Le Fate Ignoranti. Dunque, non vi resta che appassionarvi insieme a Bambi. Buona lettura!